Allora Pio, com'è nata questa passione per il Cesena? È nata presto io, perché non sono un giovane come questi qua, sono un po' anziano e dal 74-75 che comincio a dare dei trasferti, tutti gli anni ne faccio tanti. Quest'anno non ho lasciato nessuno, se lascio che Trapani o che... Parlavo con Roberto, può darsi che suo figlio pare che non ci voglia andare e allora che ci vado con lui. Ci viene a sostenere? A sostenere. Eh? L'anno scorso ci sono stato anche l'anno scorso. Dove sei venuto l'anno scorso? A Trapani. A Trapani? E 4 giorni sono stato con tutti quelli del club, dai. Qual è stata la formazione, l'anno, l'annata che ti ha fatto, che ti ha entusiasmato di più qui a Cesena? Qui anche l'ultimo anno che siamo andati in Serie A. Quindi io ero protagonista. E che ricordi c'hai di quel giorno a Latina quando siamo saliti? Credo tu eri qua in piazza. Sì, no, ma cosa c'era qui in questo posto? Ma c'era, no, siamo arrivati allo stadio, prima siamo fermati a Orta, perché anche... tu sei venuto a Latina. Sì. Ah, quindi non ti sei fatto la festa fatto qua? No. Con noi l'hai fatta? Sì, preso una tromba, ci siamo divertiti, poi siamo fermati a Orte, e festa, un gran cancan, sì. E poi dopo siamo partiti, siamo arrivati allo stadio, alle 6 di mattina siamo arrivati, mi ricordo bene, sì. Purtroppo sì, le cose quanto vanno bene... Quando c'è da soffrire si soffre tutti insieme. Quest'anno purtroppo c'è da soffrire, perché guarda, le trasferte non le abbiamo vinte una a Carpi. E una a sabato. Due in un anno. Sono poche. Ti trovi bene qua a Cesena? Io sono da 4 anni qua a Cesena, quindi mi trovo molto bene, sì. Prima di venire qua, dove eri? Io sono partito da Cosenza a 14 anni, che ero piccolo, sono stato 5 anni a Milano, poi dopo sono venuto qua a Cesena e mi sono trovato subito bene, perché questa è una piazza molto calorosa e la gente è cordiale, mi ricorda un po' il sud su questo punto di vista, quindi mi sono trovato proprio a mio agio. Sì. Bene così, immagina come mangiare, trovi bene. Il piatto preferisci, la piedina? Piadina. Cappelletto, in brodo. C'è tante robe buone. Si mangia da Dio qui, è uno dei posti dove si mangia meglio, secondo me. Due. È una buona piadina quella di tua moglie. Allora invita me. Io la mangio volentieri. Con cosa la fate? A me piace il rucola, squacquerone. È prosciutto. Non preoccupate, perché lui. Adesso siamo. Siete presenti tutti, ma sì. Invitato a casa sua a mangiare la piadina. Rodriguez. C'è anche Rodriguez. Allora Rodri, qua abbiamo toccato un tasto che tu ti infortuni sempre. Come mai? Voleva sapere Pio. Perché ti infortuni sempre? Ha detto Pio. Leggende. No, non sono leggende. Leggende. No, non ma questa. No, io voglio i dritti qua, io voglio foglio filmato. Sì. Non posso parlare. L'altro giorno con la Ribi e c'eri tu. La Ribi e cosa? E Schiavone. A Villa Scivia. Scevate dall'allenamento, eravate tre. Ho detto ragazzi, non mandateci. Guarda che arriva anche Renzetti, guarda, Renzetti, il 33, è capitano lui. Lui non mandateci in C. Non preoccuparti che adesso da domenica, da sabato facciamo. Tu ci credi? Ah? Sì o no? Pio, sì o no? Sì. Noi pure ci crediamo. Sì. Speriamo che tutto vada bene. Sì, senz'altro. L'emozione più forte che hai vissuto al Manuzzi negli ultimi anni, un gol al 90esimo che ti ricordi che sei saltato di gioia? Io forse una ce l'avrei, vediamo se ti ricordi. L'anno scorso col Perugia. Ah, col Perugia, sì. Contro Bisoli. Oggi sì, proprio. Perdiamo 1-0. 0, esatto. 1-1, 2-1, ci hanno al 92esimo. Lì sì. Cosa hai provato? Ah, di quanto si vince è tutto si sta bene e dai, non so come dire. È stata un'emozione forte. Fare un gol al 90esimo e vincere una partita in casa, è bello. Sì. E purtroppo quest'anno ne abbiamo persi in casa 2-3 così. Ma noi
siamo speriamo, positivi, speriamo in bene. Io mo mi devi togliere una curiosità, tu. In questa fontana qua, ti ci sei buttato o no quando siamo saliti in Serie A? No, è piccolo disagio, io non ci ho buttato perché era troppo ghiaccio, però purtroppo se scendiamo può darsi che mi venga voglia anche di buttarmi. Sì. Sì. Allora mi fai una promessa, dai. Sì. Se ci salviamo ti fai il bagno nella fontana. Ah, può darsi di sì. Ce lo facciamo insieme, Pio. Sì. Ci stai? Sì. Allora promesso. Sì. Davvero? Speriamo. Tu eri allo stadio intanto, no? Sì, sì, sì. In che parte di stadio sei? In tribuna. In tribuna? Nella... Sì, sì. Dove voi... Distinti di là o da noi? Dove abbiamo gli accrediti noi? No, no, di qua, da. Dove siete? Le panchine? Le panchine, sì. Ok, ok, ok. Dove davanti a noi, in basso, c'è sempre Cutone, c'è... no, c'è tutti gli infortunati. Ah, ok, ok. Ma... C'era... Cascione, c'era Perticone, c'era Rodriguez, Rodriguez sempre. Lui è sempre fortunato, anche se non è lui fortunato. E abbiamo fatto molta anche. Siamo qui, siamo divertiti. Sono usciti anche dei bei giocatori. Risitelli, Piracini, Bianchi, e poi chi c'era? Ambrosini del 1900, poi, no, tanti più tanti. Recenti, Parolo, Parolo Candrea, Giaccherini, Berlini, Parolo, Serena, Garritano. Spera Garritano. Ah, perché? Adesso non sei del Cesena. Sì. Allora, certo, Dio buone. Quest'anno, l'anno scorso, quest'anno dai, hai fatto un bel... Grazie, può sempre migliorare. Speriamo.